Motore partito, azione. Celina Spelta è un'artista che si muove nel panorama espressivo italiano con una sua specificità ben precisa. Ha una disposizione all'uso di materiali eterocliti, variegati, molto diversi fra di loro. C'ha un grande senso formale, una grande capacità ideativa, la costruzione dell'opera su basi concettuali senza però mai perdere il senso dei sentimenti, dell'emozionalità, e tutto questo fa di Celina Spelta un artista un po' inclassificabile, che non può essere irregimentata entro schemi ben precisi. Cominciamo con una domanda un po' retorica. Celina, cos'è per te l'arte? Domanda retorica, però è una domanda molto grossa, è una domanda che comprende tanto, tutto. L'arte è bellezza. Io direi solo questo, arte e bellezza. Che poi la bellezza viene classificata in vari modi. L'arte è bellezza. È emozione, però l'emozione secondo me è più una cosa degli ultimi tempi, sensazione così. Questi ultimi, il nostro periodo storico, indico ancora del Novecento. Nelle tue opere, quelle che almeno io ho potuto avere l'occasione di guardare, di ammirare, pare chiaramente la tua condizione femminile, tanto che a volte mi sembra addirittura un'ostentazione. C'è alla base qualche valore ideologico o è semplicemente un riflesso immediato della tua personalità, quindi a prescindere dal sesso? Allora, questa è una domanda che mi sono sempre chiesta anch'io moltissimo, mi chiedo anch'io e la risposta è sempre in evoluzione. Proprio ieri, guarda, ne parlavo con un altro scultore di questa ostentazione femminile che hanno le scultrici. Io ho fatto scultura anche appunto perché volevo mettermi alla prova, proprio come scultrice, no? Quindi è proprio un mio tasto un po' dolente, proprio del mio essere questo qui. Parliamo un po' dei tuoi temi, ti muovi in maniera molto variegata. Per me sono la vita è fatta di questo, di contrasti, di contrarietà, di varie verità, di ambiguità, di gioco, di ironia, di spiritualità. No? Disegnando i pioppi, la foglia di pioppo insieme a tante foglie di pioppo, tante foglie, che però singolarmente ricorda il cuore, e l'ho riportata sempre, cioè l'ho riportata in vari lavori, quindi, e questo stiamo già parlando di lavori del 79, 78, 80, poi i nidi, anche in vari materiali, i nidi proprio da starci dentro, per coccolarci, poi la maternità, infatti anche le mie varie maternità, sia quando ho avuto il figlio sia dopo il figlio, sono tutte maternità molto possessive, i cuori infranti, le lacrime nascoste, sempre questa mia condizione, come la vedo io, come la sento io, questa solitudine. Cosa sono le doppie verità? Le varie verità sono anche le ali, per esempio. Io le ali non intendo come più proprio un posto per riposarsi e stare tranquilli, quindi protezione. Cioè, una protezione, quindi c'è nel lavoro una protezione. Ho fatto anche un'installazione a Livigno, a Ali Luna. Queste ali luna erano proprio un posto per stare tranquilli, cioè in una sassaia, un prato vicino a una sassaia. Ho formato questi elementi. Ci sono
sono opere che si possono giocare, però altre che sono un gioco mentale, altre che è puramente un gioco decorativo. Io lavoro con le immagini, è un gioco e anche un'ambiguità, perché il tappeto è una cosa morbida. Io ho detto congelato, si congela un tappeto e non si ghiaccia. E quindi c'è questo contrasto, questa ambiguità qui, ed è un gioco perché è di plastica con delle biglie, è calpestabile, però dà questa, uno dà una sensazione di freddo, di congelo, e l'altro proprio di ghiaccio, secondo me. E il gioco biglie, dove si può veramente giocare? Allora lì il gioco biglie è invece proprio un gioco per bambini. Riprendo la concentricità della vita, questo disegno della vita, i bambini giocano con questo vecchio gioco che si usava nelle spiagge, così loro giocano in questi cerchi della vita. Hai più volte detto di aspirare alla bellezza e quindi di ricercarla assiduamente, con costanza. È un concetto che ci riporta in qualche modo al classicismo. E quindi in opere contemporanee fare questo riferimento è un po' difficile. In che senso dobbiamo interpretare la tua affermazione? Cioè, io cerco la bellezza, questa ricerca così è nella rifinitura. Io voglio una forma finita, cioè finita abbastanza bene. Questa è la mia ricerca di bellezza formale. Non è il concetto di bellezza che ho detto all'inizio, cioè cos'è l'arte? No, l'arte è proprio una bellezza assoluta, cioè di forma, di pensiero. Per capire meglio, senti, hai dei referenti storici, hai dei padri spirituali, c'è qualcuno nella storia dell'arte che in qualche modo ti ispira? Tantissime persone, cioè io tingo da tutto, da tutte le cose, dal classico al moderno. Sono legata moltissimo a certi scultori che mi hanno fatto capire che cos'è proprio la scultura, perché io sono arrivata alla scultura come ricerca, non perché la sentivo. Adesso la sento che è molto mia, però spazio moltissimo anche, come vedete, in altre cose, anche nella decorazione, nella pittura, queste cose. Comunque, cioè, io vedo per esempio come spiritualità moltissimo Brancusi, e come persona umana e anche proprio come tecnica Arturo Martini. Soprattutto per me il suo scritto Scultura Lingua Morte è importantissimo, perché la scultura adesso, secondo me, sta proprio, è uscita dalle tre dimensioni, non è più legata all'oggetto, e cioè è proprio questa architettura per arrivare all'universale. Anche la pittura ha fatto questo cammino, cioè lui ha proprio anticipato le varie problematiche e ha dato, secondo me, un input proprio ai ragazzi che dovevano arrivare. Infatti lui dice proprio all'inizio della poesia: un ragazzo immacolato, dico questo. Che funzione può avere l'arte oggi, in un mondo così complicato, complesso? Secondo me è dare sensazioni e emozioni di bellezza. Proprio un discorso positivo, un inno positivo, un'emozione e una sensazione. Anche quando per esempio si trovano dei disegni, degli elaborati molto crudi e roba del genere, secondo me è sempre un discorso, un cammino verso una ricerca di bellezza, di positività. Non so come, per me bellezza vuol dire tante cose, eh? Bellezza non vuol dire una bellezza solamente formale, una proporzione di forma, tante cose, e proprio questa pulizia, purezza, bello di dentro, quell'emozione che tu, io ho provato per esempio anche a vedere un Donatello. Io sono uscita piangendo, vedendo la mostra, una retrospettiva di Donatello, perché ho capito dove arrivava l'arte. Io sono uscita da certe mostre piangendo, e secondo me è proprio quando tu capisci, quando l'arte è arrivata a un certo livello alto.